Amici telespettatori, buonasera da Nola, Istituto Albertini, dove da qui a poco avrà inizio l'anno scolastico 2014-2015. Mercoledì 1 ottobre, con inizio alle ore 18, nella sede del liceo Albertini in via Circunvallazione Nola, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2014-2015. L'occasione è stata propizia per discutere il tema «Il ruolo della scuola secondaria superiore nell'attuale congiuntura, problemi, prospettive e istanze». Per l'occasione sono intervenuti il chiarissimo professor Gaetano Manfredi, magnifico rettore dell'Università Federico II di Napoli, il magnifico rettore emerito, chiarissimo professor Guido Trombetti, vicepresidente della Giunta regionale con delega all'Università, ricerca scientifica, statistica e sistemi informativi ed informatica, nonché il chiarissimo professor Aldo Masullo, professore emerito di filosofia morale dell'Università Federico II di Napoli, ed ancora il chiarissimo professor Salvatore Rionero, accademico dei Lincei e professore emerito di fisica matematica dell'Università Federico II di Napoli. Ha introdotto e salutato i convenuti la preside dell'istituto, la dirigente Amelia La Rocca. Amelia La Rocca, inaugurazione dell'anno scolastico 2014-2015 con i maggiori esperti della cultura partenopea e non solo, anche delle eccellenze nolane, ma lei parlava di è partita dalla riforma Gentile per arrivare ad oggi. Qual è lo stato dell'arte? Sicuramente abbiamo perso moltissimo quando c'è stata tolta la sperimentazione Brocca, cosiddetta sperimentazione Brocca, perché ne abbiamo perso in termini di quadro orario per le materie più importanti, dico per il liceo scientifico, matematica, fisica e scienze, per il linguistico abbiamo perso il latino al triennio, ma noi siamo ostinati, che per molti è un difetto. Non ci rassegniamo e vogliamo che i nostri ragazzi abbiano la migliore offerta formativa possibile, per cui lavoriamo tantissimo perché possano essere potenziati nelle lingue, in primis l'inglese. I nostri ragazzi hanno i livelli C1 conseguiti a Londra, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma speriamo che la maggior parte dei nostri ragazzi possa conseguire questo livello. Poi hanno potenziamenti continui nelle discipline di indirizzo, matematica e fisica e scienze per lo scientifico e l'assetto linguistico per il linguistico. C'è una parte del linguistico dove i ragazzi fanno quattro lingue, cioè inglese, francese, spagnolo e tedesco facoltativo. Ma soprattutto siamo contentissimi perché ci siamo inventati proprio per compensare la perdita del Brocca un potenziamento che valeva come corso di preparazione alla ammissione alla normale superiore di Pisa. Ebbene, i ragazzi che l'hanno fatto, solo in una classe 6 hanno frequentato il corso, 6 entrati a medicina, piazzati ai primissimi posti. La scuola è fatta di passione, bisogna crederci, altrimenti non si arriva da nessuna parte. Noi speriamo di fare qualcosa di buono e speriamo che di questo se ne avvantaggino i nostri ragazzi per la loro vita. Rettore Gaetano Manfredi, inaugurazione dell'anno scolastico, lei è un paladino della meritocrazia. No, ma io credo che nei momenti di difficoltà bisogna approfittare dei momenti di difficoltà proprio per estrarre il meglio da quello che è la nostra capacità. E oggi, se noi non basiamo il nostro futuro sul merito, non potremo mettere al centro i giovani e coloro che veramente si vogliono impegnare. Uno dei grandi problemi del paese è che è una società bloccata e noi dobbiamo essere in grado di rimettere in moto quelle che sono le energie positive. Qual è il ruolo del docente nel terzo millennio? È un ruolo molto complesso perché al docente si chiede molto, da un lato la capacità di trasferire competenze, dall'altra quello di formare la coscienza critica degli studenti ed anche orientarli verso la capacità di poter valorizzare il proprio talento. In una realtà dove ci sono tanti stimoli che vengono dall'esterno, la rete, i nuovi media, quindi un compito molto importante che deve essere assolto con competenza e passione.
E si parla ancora di divario nord-sud, è vero? Qual è lo stato dell'arte? Il divario è ancora importante, forse non è stato, diciamo, colmato con gli strumenti giusti. Noi abbiamo un grande capitale umano che però è inespresso, abbiamo la parte più giovane del paese che spesso però non lavora e non studia. È necessario un grande investimento economico e anche umano in questa parte del paese, perché per poter far ripartire l'Italia bisogna far ripartire il sud e bisogna partire dai giovani del sud. Rettore, un'ultima cosa, lei è a Nola, nella scuola dove ha insegnato sua mamma, immagini di non portare questo cognome, tre nomi, Giordano Bruno, Aldo Masullo e Gaetano Manfredi. No, diciamo, no, il mio nome non si può paragonare a quelli di Giordano Bruno, ma neanche a quello di Aldo Masullo, che è un grande pensatore, ma soprattutto un esempio per il nostro territorio. Io penso che Nola, il nolano, ha espresso e sta esprimendo grandi competenze, grandi capacità, speriamo che queste competenze e queste capacità possano essere messe a sistema per un miglioramento di quello che è la nostra realtà, che ha bisogno di tanto. Guido Trombetti, rettore emerito, lei parla di una rivoluzione dell'insegnamento, che intende dire? Ma intendo dire una cosa molto semplice, che come quando fu inventata la stampa, l'insegnamento, la didattica, la trasmissione della conoscenza mutò radicalmente, che non era più soltanto orale, ma c'era un supporto tecnologico straordinario, che era la scrittura, il libro scritto, la carta. Beh, oggi abbiamo il digitale, quindi il ruolo dell'insegnante è mutato. La lezione frontale al liceo, come all'università, ha fatto il suo tempo. I ragazzi possono apprendere sulla rete, bisogna che nelle classi gli insegnanti stimolino lo spirito critico affinché e diano indirizzi sulla rete, andate su questo sito, andate a trovare questa cosa, e poi se ne discute, se ne parla, si critica, anche per spingere la gioventù ad un uso intelligente ed accorto della rete, che è una miniera infinita ma piena anche di tante diciamo, ingenuità. Quindi la rivoluzione per me sta in questo, la rivoluzione del ruolo dell'insegnante, che rimane fondamentale ma diverso. Diverso perché la rivoluzione digitale è di gran lunga, ma di gran lunga più tempestosa della rivoluzione della stampa. Ha cambiato, ha annullato le distanze, ha cambiato i rapporti tra le persone, tra i gruppi sociali. È una cosa straordinaria. Su questo bisogna lavorare molto, che non è facile. Professore Rionero, lei nel suo intervento per l'inaugurazione dell'anno scolastico si definiva un costruttore ottimista, che intende dire? Ma io intendo dire questo, che stiamo vivendo un periodo di pacche magre, però questo periodo passerà e non bisogna svilirsi, non bisogna buttarsi a terra, soprattutto bisogna dare coraggio ai giovani e pensare che la cultura e la conoscenza in generale aiuta le persone e sarà quello che deve costituire l'avvenire dei giovani. Ecco, si parlava anche di divario nord-sud, qual è lo stato dell'arte e anche soprattutto di scuola selettiva? Ma la scuola dovrebbe anche essere in grado di selezionare e captare dei talenti? Allora, la mia idea l'ho già espressa, è questa: la scuola deve cercare di portare avanti tutti, perché questo è un compito democratico. Tutti devono avere la possibilità di avere le porte aperte alla conoscenza. È chiaro poi, è evidente che chi c'ha più di più, perché la natura gli ha dato di più, deve dare di più. E questo deve essere ad esempio anche per gli altri. La meritocrazia non significa necessariamente assenza di democrazia, significa spingere tutti ad andare di più avanti. Poi il DNA non lo inventa la scuola.